Siamo in Beta Utensili, se sentite un po' di rumore in sottofondo è perché siamo proprio nel cuore pulsante dell'azienda e siamo con Luca Boscoscuro, proprietario del team Speed Up. Ciao Luca. Ciao Cristina. Parto subito con una domanda ovviamente sul tuo team. Com'è stata per te l'esperienza dal creare un team e portarlo al moto mondiale? Innanzitutto ci piacciono le sfide e dagli anni di esperienza che avevo avuto prima come pilota e dopo come dirigente in un'altra squadra, ho deciso e poi abbiamo deciso, perché comunque siamo un gruppo, di fare questa sfida nella classe Moto 2 e dove fortunatamente o comunque con della bravura siamo riusciti ad avere anche dei risultati importanti e sono molto contento di questo. Com'è cambiato e come sta cambiando il moto mondiale nel tempo a livello di necessità, di risorse? Ma il moto mondiale si sta evolvendo come si sta evolvendo tutto nella vita. Diciamo che prima c'era meno professionalità, però non è neanche corretto usare questo termine, era un periodo diverso, adesso invece si va tutto quanto più sulla professionalità di tutto e si va a cercare tutto al limite, sia dal pilota, dalla preparazione atletica, alla squadra che non lascia niente al caso. E invece il tuo rapporto, il rapporto del tuo team con Beta? Io mi sento in famiglia perché hanno cominciato a sponsorizzare me quando facevo il pilota ancora nel 1996 e oggi siamo nel 2020 e siamo ancora insieme, anzi mi hanno supportato tantissimo in tutte le attività che ho avuto fino a oggi ed è stato per me un onore. Voglio sapere da te un attrezzo particolare che identifichi come Beta e o un servizio offerto da Beta, allora, che per me te rappresenta l'azienda. Qua è difficile, qua bisogna chiedergli ai meccanici questo. Quello che invece io dico di Beta è che è un'azienda super professionale dove mi sono sempre trovato benissimo con loro e sicuramente se hanno avuto tutti questi successi nella loro storia è perché sono un'azienda seria e super professionale. Quindi più che un servizio vero e proprio parli della professionalità? Sì, dell'azienda, perché non puoi identificare nel martello, nella chiave o nel cacciavite, perché dietro a tutto quello c'è una struttura sana creata per crescere. Invece tornando a te e alla tua esperienza nelle corse, un aneddoto particolare, divertente, più o meno recente della tua carriera? 25 anni fa, nel 1995, ho vinto il campionato europeo e questo fine settimana sono riuscito a vincerlo con la mia moto e con un pilota del mio team il campionato europeo. Perciò a 25 anni di distanza, cioè neanche in un sogno penso sarebbe bella stato possibile farlo. Sì, sono molto, molto orgoglioso di questo anche. Va bene, grazie mille Luca, grazie Cristina. A Beta che ci ha ospitati. Grazie soprattutto a Beta. Ciao Cristina.